Spiega tu, pugno tognato. E allora, oggi facciamo un tipo di pasta cosiddetta, dico io cosiddetta, cosiddetta a Giulio Cesare. Non so se la chiamano a Roma questa pasta Giulio Cesare o Giulio Cesare perché c'è il popolo. Comunque, man mano che lavoriamo, se ne va. Intanto prendiamo una cipolla, no? Così. Cipolla rossa perché i romani avevano mantello rosso e tutte chiede, giù. Quindi la cipolla rossa. Ecco. La tritiamo e la facciamo piccola, così. Nel frattempo mettiamo la padella sopra con un pochettino di olio, che si riscalda l'olio. E qua, pesco, e qua c'è tutto quello che ci occorre. Mamma, un tendavai, sempre un tendavai, un balcone, ma poi c'è un balcone. Vieni qua, pesco, vieni qua, to, vieni, vieni. Tiriamo a pesticchino perché giustamente, to, pesco, acchia, oppa. Comunque, allora, facciamo questa cipolla piccola. Mangia, non la mangia, non la mangia. Ora poi togliamo un po' di pasta, vedi? Ecco qua, guardate. Facciamo la cipolla piccola piccola, così. Andate fuori, sai che. Pare che la pasta sta azzita, questo bacco. Vieni qua, fate guardare, vedi? Fate guardare. Allora, grazie a te. Ecco, ci mettiamo la cipolla e facciamo rotolare la cipolla. Prendiamo un cucchiaio, così, vedete? Facciamo rotolare la cipolla, mettiamo il fuoco basso, nel senso fiamma bassa, no, a fuoco diciamo basso per terra, basso la fiamma. E nel frattempo tagliamo il pollo così, guardate, tagliamo un pochettino questo pollo così, questo petto di pollo così, perché la chiamano Aggio Cesare? Perché il Giulio Cesare, no, proprio di Giulio Cesare. I romani quando facevano questi banchetti, insomma, che prendevano queste cosce di pollo e che mangiavano questo pollaccio, che c'era per esempio melissa, c'era melissa, poi c'era Teo Pagia, insomma, Achille veramente era troiano, che era Troia Achille. Achille, insomma, non lo so, come i romani facevano questi banchetti che ballavano e tutte queste cose, a Melissa, Teo Pagia e Giulio Cesare, tutte queste mecche da cos'è che mangiavano pollo, che mangiavano chi? Non lo so se avanti Cristo o dopo Cristo, giusto? E allora, dopo prendiamo il pollo, così, vedete? Il pollo così e lo facciamo rotolare assieme alla cipolla così, vedete? Ora ci dobbiamo mettere il pollo in un pochettino di sale nel pollo così, poco, perché dopo ci dobbiamo mettere le altre cose e spiace. Ora giustamente io ho cominciato a fare qualche video, no? Perché ne mettiamo uno, insomma, ogni tanto, e allora ho cominciato a fare qualche video. Giustamente i vedete erano ammucciati, perché ora dice fai i video, ma ti ammucciamo, a questi quando li fa ogni giorno. Giustamente ora io devo cercare
questa peritiera, insomma, per mettere in spiaggia, siccome non c'è più abitudine di cercarla, non lo so io come fare. Ce la mettiamo dopo e li cerco dopo e ci mettiamo in spiaggia. Dopo dici che ci mettiamo in spiaggia. E allora, dopo che poco è tutto trovato, che abbiamo messo un pochettino di sale, no? I vedete così, il pollo. Dopo ci mettiamo il pepe. Se voi ci volete mettere peperoncino, vedete il peperoncino piccolo piccolo, ce lo potete mettere, perché domani ci vediamo i pepe, perché bevevano a zagale, c'è pure vino, prendevano uva, spremevano e bevevano. Avanti chiso, dopo chiso, io questo non lo so. A questo punto ci dobbiamo mettere, perché mi sono dimenticato di raffreddare un vino, il vino bianco, così. Ecco qua. Ci mettiamo un pochettino di vino bianco per sfumare questo pollato. Ecco, i chinovani avevano conquistato allora tutto il mondo, praticamente. E comandavano niente. Perché poi c'è stato impero accidente e impero occidente, impero accidente e impero occidente che comandavano tutte loro, no? A questo punto, guarda, quando il vino è evaporato, è asciutto, no? Così si prendono le olive nere, guarda, si prendono le olive nere, perché domani pure per mangiare le olive, mangiavano le olive e sputavano l'ossa. Allora, queste olive nere, così, facciamo cuocere ancora un pochettino, così, vedete? Ecco, e dopo ci mettiamo un po' di salsa già fatta prima, cotta, prima del caio, non lo so. Comunque, lascia dammi, ci vediamo dopo, perché il caio un nuovo zorabile, c'è cosa ne che io caio. Ci vediamo dopo! E allora, a questo punto ci mettiamo un po' di salsa, vedete già la salsa è cotta. Noi abbiamo questo e ci mettiamo questo. Ci facciamo di sciacquetto qua. Va, si può pigliare su cuore, io non lo so. Ci facciamo un po' di acqua e di pasta così e ci facciamo o sciacquetto. E questo è. Così, vedete? Ecco, ci mettiamo sempre un pochettino di acqua di pasta, perché non abbiamo fatto il brodo di pollo, non abbiamo fatto un pochettino di brodo di pollo, e ci mettiamo acqua di cottura, guarda, così, e dopo ci mettiamo un pochettino di panna, così, ecco. Ora dico io, a tempo di domani c'è la panna, io penso che la panna è stata sempre, guardate così. Avete visto? E questa la chiamo la Giulio Cesare. Così. Ora, basilico non ce n'abbiamo, perché noi ci siamo nella casa con Sognazio e ci manca sempre di qualche cosa. Ci mettiamo prezzemolo così, guarda, prezzemolo un pochettino abbondante che si colora prima, così. Ecco qua. Avete visto? E questa già è la salsa a Giulio Cesare. Ora noi che facciamo cambio, l'acqua la mettiamo qua della pasta e la salsa la facciamo venire ancora di cuocere qua un paio di minuti. Ora, quando bolle l'acqua, ci portiamo la pasta. Salutiamo e salutiamo a tutti i nostri fans che sono affezionati, purtroppo ne facciamo uno ogni tanto che mi faccio vedere un poco di pancetta. Ci vediamo dopo. E allora, la pasta
cotta, noi abbiamo buttato, non buttato nel senso che si butta, come si dice quando si cava la pasta? Abbiamo messo giù, ma a giù chi è? Fuori. Qua abbiamo buttato, ma mi guarda che si guarda questa pasta, a me non mi guarda quando fa, io non lo so. Abbiamo buttato noi conchiglie, conchiglie, lumacone, insomma, come la volete chiamare, la chiamate. Questa pasta qua. Se voi ci volete mettere i fettuccini, spaghetti, margherita, insomma, la pasta fresca che vi piace, ce la potete mettere. E ci mettiamo ancora un pochettino di acqua di pasta, guardate così poco, perché non abbiamo fatto il brodo e usiamo acqua di pasta. Per darci ancora un minuto nella padella, un minuto, 2 minuti nella padella. E ci mettiamo sempre un pochettino di prezzemolo, così. Ecco, così. Adesso aspettiamo che si asciugano un pochettino e la impiattiamo. Se poi ci volete mettere del formaggio, quando è che la spadellate, ci potete mettere il formaggio, no, ce lo mettete sopra. Questa è detta a Giulio Cesare, a tempo di domani, che facciamo i banchetti, i ballano, insomma. Achille non c'entra niente perché Achille, Ulisse, no, non è romano. Chi non lo so, se erano greci, se erano troie, questo sono affari detto. Comunque. Allora, a questo punto la impiattiamo così, guardate, bella, avete visto? Ecco qua, il pollastro, un pochettino di salsa, così, ecco qua. E questa è Aggiolo Cesare. A questo punto ci mettiamo sempre un po' di prezzemolo sopra, così. Così, pulizziamo sempre il piatto, non dobbiamo dimenticare mai perché lo piatto è sempre di stamattina, perché quando poi che si esce in sala faccio sempre la scossione. Allora, il piatto deve essere sempre di stamattina. Guarda, a questo punto la pasta aglio Cesare è pronta e pezzata, vi regalo a tutti lo sognato.